abbiamo guadagnato un altro angolo splendido di questo luogo meraviglioso che è Achille Enoteca al Parlamento, e siamo in compagnia di un esperto della comunicazione nel segmento enogastronomico. Stefano, intanto, perché scegliere tra i tanti molteplici eventi che organizzi su Roma, insieme a Grazia, ad Agata ed MG Logos, proprio Achille? Beh, sicuramente perché è uno dei luoghi più belli e anche più fortemente evocativi della capitale. Questa è una teca storica nel cuore di Roma, con una cantina che per larghezza e per profondità ha poche uguali, non solo a Roma, ma credo proprio in Italia e non tantissime nel mondo. Qui trovi i più grandi vini italiani, qui trovi collezioni di vini francesi straordinari, qui trovi cognac del 1800, ma non del 1800 per modo di dire, cioè proprio loro hanno proprio 1800, 1801, 1802, puoi fare una verticale di cognac di due secoli fa, quindi posto giusto. Un grande comunicatore, oltre che esperto conoscitore del mondo dell'enogastronomia, sia a livello di testi scritti, libri, giornali e anche televisivo. Stefano, com'è cambiato il modo di comunicare l'enogastronomia negli anni? Ma fortunatamente secondo me è migliorato, nel senso che una delle accuse che per esempio ci muovevano i cugini d'Oltralpe molto spesso è che noi non siamo mai stati dei bravi storyteller, come si dice adesso, nel senso grandi prodotti ma poca capacità nel raccontarli. Adesso, sia da parte di chi fa comunicazione come proprio lavoro, io e i miei colleghi, sia da parte dei media, cioè chi comunque si occupa essenzialmente di comunicazione enogastronomica e quindi racconta ai suoi lettori, ai suoi ascoltatori, in questo caso ai telespettatori, come fai tu, di prodotti, delle meraviglie italiane, ma soprattutto è migliorata la qualità dei produttori. Adesso parli con produttori anche di territori magari piccoli e sconosciuti e sono in grado di raccontarti la loro storia, la storia del prodotto in modo meraviglioso. Allora, un'ultima curiosità che mi ha sempre un pochino coinvolta da vicino. Viviamo insieme a voi tantissimi eventi della capitale, non solo, perché vi muovete anche nel resto d'Italia. Allora, secondo te, da comunicatore, il mondo del consumatore negli ultimi anni ha acquisito maggiori conoscenze e coscienza dei prodotti che utilizza? Sì, non come avrei sperato io quando ho iniziato questo lavoro, pensavo che sarebbe stato un processo in qualche modo più semplice. In realtà mi colpisce il fatto che noi siamo il paese leader, per esempio nella produzione di qualità a certificazione garantita, quindi DOP, IGP, STG, DOCG, tutto quanto. In realtà molti italiani non hanno idea di quale sia la differenza fra un prodotto comune e un prodotto a denominazione. E l'unica percezione che hanno è che forse il prodotto a denominazione costa un po' di più, magari è più buono ma costa di più. Non è questo, quindi bisogna lavorare ancora tanto, però va anche detto una cosa, rispetto a 20 anni fa, quando le persone non sapevano veramente la differenza tra una DOCG e un vino da tavolo, adesso quantomeno c'è un'idea di base, grazie anche a voi, grazie a chi racconta, come in questi casi il grande giacimento agroalimentare italiano, si sta crescendo. Bisognerebbe farlo un po' più accelerato e avere anche l'orgoglio nazionale di essere per una cosa, almeno per una cosa, al mondo i primi. Bravissimo, 30 secondi per chiudere, tu sei anche un talent scout, spesso scopri dei prodotti assolutamente di nicchia, dimmene uno, dillo ai nostri utenti. Guarda, l'altro giorno abbiamo premiato un ragazzo molto giovane, esatto, che produce questo formaggio, no che produce, ha riscoperto un, bravo, formaggio che è il Conciato Romano, lo ha fatto in una zona non semplice perché l'ha fatta nel Casertano, che non è esattamente la zona del parmigiano reggiano, insomma dove tutto forse è un pochino più facile, e ha messo su una filiera fra l'accoglienza e la produzione e soprattutto la capacità di raccontare questo prodotto straordinario. Quindi se riuscite in qualche negozio, magari gourmet, a trovare il Conciato Romano, non perdetelo perché è un prodotto buonissimo. Fantastico. Grazie. Grazie a voi.